Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match, si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Un caloroso saluto da Piero Gepardo e Daniela Dani. Serie A Team pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. Cornice di pubblico meravigliosa, comunque vada, speriamo che il clima si mantenga di grande lealtà e sportività in campo. Il calcio è la nostra passione, il calcio è della gente, di tutte le milioni di persone sparse nel mondo. Permettimi di rivolgere loro un saluto e un ideale abbraccio. Questi sono gli 11 titolari dell'Empoli. 4-3-3, il loro modulo di partenza, con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Questi sono i titolari della formazione ospite. Tecnico che mostra coraggio schierando le tre punte in un 3-4-3 sulla carta davvero sbilanciato. Da tifosi neutrali ce lo auguriamo, Pier, anche se non basta aumentare il numero degli attaccanti per segnare più gol. Bisogna trovare sempre un certo equilibrio tra i reparti. Comincia dunque la gara. Balukiewicz. Pezzella. Ha scelto bene il tempo. Difesa chiamata agli straordinari per arginare la forza fisica di Lukaku. Ha il gol nel sangue, Pier, con la capacità che distingue i bomber di razza di sapere sempre un attimo prima dove finirà la palla e poi si fanno trovare al posto giusto al momento giusto. Matteo Politano. Lukaku. Può essere il gol del vantaggio. E c'è il gol dell'1-0. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura. E guarda l'esecuzione, è perfetta, Pier. Abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Pasquale Mazzocchi. La signora Azzurra Rane è attesa dal nipote Nicola di fronte allo store dello stadio. Porta palla. Buona rete di passaggi dei giocatori dell'Empoli. Possesso per la squadra avversaria.
non si è fatto trovare impreparato su questo pallone. Ospiti che hanno fatto registrare un minor possesso palla rispetto agli avversari finora. Nonostante questo sono avanti nel punteggio, l'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia territoriale e vittoria vanno a braccetto. Puoi tenere la palla quanto vuoi, ma se non riesci a finalizzare, a buttarla dentro, serve solo per le statistiche. Palo, si continua a giocare. Azione che non ha portato a nulla. Palo decisivo per impedire loro di allungare a portarsi più due. Il portiere non sarebbe mai potuto arrivare su quella conclusione. Può girare il pallone. Ecco Lukaku. Lobotka. Occhio a Lukaku. E trova il gol. Doppio vantaggio adesso. Rivediamo l'azione del gol che tanto ha fatto infuriare il tecnico. Sono rimasti praticamente a guardare senza liberare l'area. Un gol che si poteva evitare con un po' più di attenzione, eh? Arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo, spazio all'intervallo e poi ovviamente la ripresa. Grazie ai dati abbiamo la conferma di quanto stiamo vedendo in campo. Fa fatica a essere pericoloso, non sembra entrato del tutto in partita. Non la sua migliore partita, da un giocatore come lui è lecito aspettarsi qualcosa di più. Non si è mai davvero reso pericoloso fino ad ora ed il risultato maturato? Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Pallone che esce, ci sarà la touche. C'è il cambio in arrivo. Palla lunga, interessante. Ottima lettura difensiva. Lukaku. Viene avanti, palla al piede. Ci mette una pezza e ferma tutto. Hanno metri a disposizione. Lobotka. Ottima lettura difensiva. Riceve sostegno. Sventa il pericolo qui. Prosegue nella sua avanzata. Ottima lettura difensiva. Pezzella. Empoli che prova a riaprirla con questo possesso palla. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa, però la loro manovra stenta a decollare. Gli avversari gli hanno preso le misure, gli bloccano le fonti di gioco. Vediamo se il tecnico deciderà di adottare una strategia diversa, magari cambiando anche posizione a qualche giocatore, perché altrimenti è difficile che possano raddrizzarla. Un buon tackle, recupera palla. C'è spazio per la ripartenza. Lobotka. Pallone spazzato via. Si fa largo della tre quarti avversaria.
Hanno difeso bene, qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Accompagnano l'azione. Suggerimento interessante. C'è il triplice fischio, finisce con una sconfitta per la squadra di casa. Una sconfitta di misura che potrebbe lasciare il segno soprattutto a livello psicologico. Questo lo vedremo meglio nella prossima, che è una partita delicata. Promosso a pieni voti, e da sottolineare la prestazione di Politano, che ha fatto davvero tanto oggi per la sua squadra. Un bel successo in saccoccia, e per non farsi mancare nulla ha condito la sua prestazione con un gol. Complimenti.